ragazze, bentornati sul canale. Ce l'ho fatta prima della mia di aprile a parlarvi dei prodotti beauty preferiti del mese di marzo, quindi del mese appena passato. Ovviamente sono divisi per categorie. Iniziamo dai prodotti di skincare. Questo non è propriamente un prodotto di skincare, ma è il primo che ho sotto mano, che fa parte sempre però della categoria skincare. Sto parlando di questo sacchetto. Cos'è questo sacchetto? Questo sacchetto che io ho acquistato su Amazon, vi lascio nell'info box il link al, insomma, proprio per questi, è pieno, zeppo, di un numero che non ricordo, quindi chiameremo numero X, di dischetti di cotone organico riutilizzabili e lavabili. Sapete che ultimamente si è parlato molto dei dischetti di cotone, del fatto che non siano biodegradabili, e che siano difficili appunto da smaltire. Io prima ancora di questo volevo già provarli. È stato solo un incentivo in più focalizzare un po' l'attenzione sull'ambiente, e quindi avevo acquistato, ormai saranno più di, cioè saranno un paio di mesi che ce li ho, questi dischetti qui. Arrivano appunto comprensivi del loro sacchetto, nel quale li mettete sporchi e buttate tutto in lavatrice, e si lavano perfettamente, perché questi io ormai li lavo, adesso non mi ricordo esattamente quante volte li ho messi in lavatrice, però li ho messi già tante volte, vengono completamente puliti. Un consiglio che vi do io, prima di parlarvi del fatto che siano morbidi, che io strucco anche gli occhi, non mi irritano, non mi fanno cadere le ciglia, che quindi anche su una pelle molto sensibile vanno bene, il consiglio che vi do io però riguarda la quantità di prodotto da utilizzare. Sono ovviamente più... come si dice? No, nel senso, no, ho sbagliato, ve lo dico in un altro modo. Si impregnano più facilmente rispetto al classico dischetto di cotone, quindi la conseguenza è che appunto si vada ad utilizzare più prodotto di quello che si usa generalmente. Faccio l'esempio dello struccante bifasico su un dischetto classico di cotone più o meno grande. Il consiglio che vi do io, dato che ho notato proprio che si usa più prodotto, è quello di bagnarli, quindi li mettete sotto l'acqua, li strizzate bene, poi una volta strizzati andate a mettere il bifasico o lo struccante occhi normale e procedete a struccarvi, e strucca lo stesso. Io addirittura li uso anche per tutto quello che riguarda il day makeup, quindi lo struccaggio. Bifasico, acqua micellare, li uso per il tonico e li uso bagnati anche per andare a rimuovere le maschere da risciacquare. Quindi per me sono dei prodotti consigliatissimi. Non sono travel friendly, perché sinceramente non li porto via. Adesso io ho preparato il beauty che ho qui, non alzo perché è pieno di roba e non è chiuso, per stare via il weekend, e non me li porterò via perché mi porterò un'altra cosa a parte il dischetto di cotone per struccare gli occhi, che mio malgrado devo utilizzare. Mi porterò il secondo prodotto di skincare di cui vi parlo, e sono queste salviettine di Olay. Olay in Italia è distribuita sotto il nome di Oil of Holland, sempre la stessa azienda, ma io prendendole su Amazon credo che queste arrivino dall'Inghilterra, anche perché in Italia nei negozi fisici non le ho mai viste. Ve ne avevo già parlato in passato, ma avevano un altro pack, o forse questo è un altro tipo, boh, chissà. Comunque queste sono quelle micellari per pelli sensibili con estratto di aloe vera, e sono praticamente delle salviettine che sono contenute qui dentro, fatte così, a nido d'ape. Voi cosa fate? Le bagnate, le strizzate, e si attiva il prodotto che va a struccarvi tutto il viso. Io ci strucco tutto il viso e strucca perfettamente anche un make-up più consistente del solito classico make up leggero. Non le uso sugli occhi, perché queste sinceramente non le ho provate sugli occhi, ma la precedente versione che acquistavo sempre su Amazon, anche di questo vi metto il link, mi bruciavano tantissimo gli occhi, mi bruciavano da morire gli occhi, e quindi non le usavo sugli occhi. Ve le faccio vedere perché le ho usate sia quando sono andata a Bucarest che adesso che vado via il weekend, e secondo me sono ottime, ottime proprio per evitare di portarsi via dietro l'acqua micellare oppure il latte detergente, insomma qualsiasi cosa voi utilizzate per struccarvi, perché almeno non occupate spazio. Poi, non essendo liquide, se prendete l'aereo non dovete metterle nel sacchetto dei liquidi, quindi avete un po' di liquido in più da usare.
Altro prodotto di skincare è questo prodotto di Double B, che non avevo mai provato, ma ho iniziato da poco, ed è la crema mani. Prendetela con le pinze, nel senso che è una crema adatta a tutte le zone secche, va benissimo per le mani screpolate, per le mani molto secche, ma io la utilizzo sulla parte più secca del mio corpo, che è praticamente lo stinco, ovvero quella parte che va dal ginocchio alla caviglia. Sarà un po' per i pantaloni, sarà un po' il jeans, non lo so, comunque in ogni cambio di stagione sembro un serpente, proprio mi si squama la gamba, quella parte di gamba. E quindi la sto applicando tutte le sere, quando prima di mettermi in pigiama me la metto in quella zona lì, e devo dire che non ho più le gambe screpolate, quindi ve la consiglio soprattutto per chi ha le mani molto secche, oppure va bene anche per i gomiti, insomma qualsiasi parte del corpo secca voi abbiate, provatela, perché sapete che Double B è una linea bio, certificata, completamente naturale. Infatti all'interno vado a leggere, perché me li ricordo tutti, burro di karité, acido ialuronico, come lo ricordo, e poi abbiamo il gel di aloe vera, l'olio d'oliva, l'olio di crosca di riso, poi gli altri ve li ho già detti, sono molto molto, è molto buona, e soprattutto non mangia, quindi io subito dopo mi riesco a mettere il pigiama, riesco a mettermi il pigiama tranquillamente, perché si assorbe veramente velocemente. Altro prodotto di skincare è questo. Questo è un prodottino che io ho scoperto grazie a una di voi che me l'ha regalato a un compleanno, mi sembra un paio di anni fa, se non sbaglio. È un prodotto di Elizabeth Arden, fa parte della linea Eyetower, sapete la famosissima Eyetower Cream in vasetto che vi ho fatto vedere 5.000 volte, perché la usavo appunto come impacco sulle labbra. Le linee Eyetower ha anche il burro cacao in stick, e questo prodotto sempre per le labbra, ma contenuto nella scatolina di latta. Io lo uso tutte le sere, ce l'ho sul comodino e lo uso proprio come impacco, e a volte durante il giorno lo uso sulle matite, perché mi regala quell'aspetto lucido alle labbra e me le ammorbidisce, comunque me le lascia super idratate, non mi si screpolano, mi piace molto. L'ultimo prodotto di skincare, sembra che abbia l'affanno, sto percorrendo, non mi corre dietro nessuno, un attimo. L'ultimo prodotto di skincare è un prodotto viso, che io ho iniziato ad usare per tutto marzo, e arriva il sole, arrivano le belle stagioni, io voglio qualcosa in più rispetto a una crema da giorno protettiva, voglio proprio il filtro da città, lo sapete, ne parleremo anche più avanti quando parleremo dei solari. Io uso sempre un filtro da città, l'anno scorso ho usato quello di Darth Fenn, l'anno prima quello di Clarin, prima ancora avevo parlato di quello di Chanel, quindi ne ho provati tanti. Quest'anno ho voluto provare questa di Kiehl's, la Ultralight Daily UV Defense Sunscreen SPF 50 più. Ed è una crema, non la paragonerei al filtro di da città che vi ho citato poco fa, perché cambia proprio la consistenza. Quelli sono leggerissimi, sono quasi impalpabili, sono molto 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 leggeri, infatti sono formulati per essere applicati al di sopra della vostra crema di trattamento. Questa è una crema di per sé. So che fanno anche una versione più leggera di questa crema, che però non ho provato, perché però questa va bene come consistenza, proprio perché la sostituisco alla crema da giorno. Quindi durante la mia skincare applico il siero e successivamente come crema da giorno uso questa, che è appunto anche questo fattore protettivo, e mi fa da schermo e mi permette anche di truccarmi sopra, perché non ha quella... non è grassa, non è unta, non è... non è troppo ricca, quindi mi si assorbe facilmente, si massaggia, si stende benissimo e mi fa da base. Io ho preso sul sito la confezione da 30 ml, che è questa qui, se no il classico formato è da 50 ml. Ho preso volutamente questa un po' per provarla, anche perché ormai la sto finendo, ma anche perché è comoda, è comodissima, soprattutto se dovete andare via, se partite, fate un viaggio, una vacanza, un weekend, insomma occupa pochissimo spazio, è facile da portare in viaggio. Passiamo al make-up e prodotto base, rivelazione scoperta per fortuna che l'ho incontrato, è questo qui, è un prodotto di It Cosmetics, ed è la famosissima CC Cream 50, SPF 50, Color Corrective, Full Coverage Cream, Hydration, Anti-Aging Concealer, eccetera. Non ve ne parlo approfonditamente, vi lascio nelle schede il video review proprio dove vi ho parlato solo ed esclusivamente di questo prodotto, e a me piace tantissimo. La mia colorazione è la Fair Light, che inizia a essere un pochino troppo Fair Light,
Ci vorrebbe la light, ma aspetto un pochino prima di acquistarla, continuo ad usare questa. Mi piace perché è una base velocissima da fare, copre perfettamente, è un full coverage, ma resta comunque come una crema, resta quindi come, ha la consistenza molto più leggera di un fondotinta full coverage. Mi piace tantissimo, si stende in qualsiasi modo, cioè, veramente non ho niente da dire. Altro prodotto, sono due mascara, è una combo che sto facendo in questo periodo. Il primo prodotto è di Estée Lauder e si chiama Little Black Primer. È un primer per le ciglia nero. Credo sia, no, non è l'unico che lo fa nero, però insomma è stato sicuramente uno dei primi primer neri che io ho trovato sul mercato. Questa è la versione mini perché era in un kit insieme a un mascara full size sempre di Estée Lauder e mi piace tantissimo, mi piace molto l'applicatore perché è leggermente incurvato, quindi permette anche una prima incurvatura delle ciglia. Poi è nero, vi fa anche da mascara leggerissimo solo se volete un attimo tingere le ciglia, io infatti a volte lo uso anche così, quando magari non mi voglio truccare ma voglio solo andare a scurire un po' le ciglia che si sono inevitabilmente schiarite passandoci sopra la spugnetta col correttore, uso solo questo e potenzia tantissimo il mascara. Il mascara del mese, ma degli ultimi mesi, è il Maybelline Ciglia Sensazionali. Questo mascara, un po' perché ha l'applicatore che piace a me, quindi leggermente curvo e in silicone, mi fa un effetto pettinato, ordinato ma pieno, quindi non pettinato a ragnetto, meraviglioso. Si strucca un po' con difficoltà, però sinceramente un po' di pazienza, qualche secondo in più col prodotto bifasico per gli occhi e continuo ad utilizzarlo. Poi ho tre rossetti perché io sento l'esigenza di colori pescati, rosa, eccetera. Un rossetto vi piace tantissimo, ogni volta che me lo metto su Instagram vi piace veramente tanto ed è di Hourglass. Si chiamano Girl, sono praticamente questi rossetti in questo formato a matita, facili da applicare, hanno la consistenza del rossetto classico. Sapete che a me piacciono le consistenze che stanno lì. Mi piacciono i rossetti un po' alla vecchia maniera, quindi che restano comunque cremosi, un po' poco lucidini, ma che si fissano sulle labbra e voi non avete problemi di dover applicare la matita, eccetera. Ha un colore bellissimo, si chiama Activist, ve lo metto sbocciato qui, è meraviglioso, è un colore tra l'altro che mi piace tantissimo. Non è un colore innovativo, però è uno di quei classici colori che alla fine ci mettiamo sempre tutti i giorni perché ci piacciono. Un altro rossetto, scoperta del mese, ed è, ve l'ho fatto vedere nel Nougat Ready With Me, credo nell'ultimo che vi ho caricato, è un rossetto di Diego Dalla Palma. Stesso discorso, questa linea si chiama Il Rossetto, ed è praticamente il rossetto, il classico rossetto vecchia scuola, in un colore meraviglioso, rosa antico, non lo trovate scritto al di sotto, non lo trovate neanche scritto sulla scatolina, ma sul sito si chiama così, ed è il numero 46. Bellissimo, un rosa veramente delizioso. Quello che indosso invece sulle labbra lo uso quando voglio qualcosa di un po' più pescato ed è di MAC, è un cream sheen. I cream sheen sono quelli più cremosi e un po' più pieni di colore, si chiama Peach Blossom, anche questo, cioè questo l'ho praticamente usato tantissimo ed è un colore che mi piace molto, proprio il giusto pesca che piace a me, il giusto pescato. Ultimo prodotto make-up, ragazze, queste ve ne avevo promesso, vi avevo promesso di parlarvi di queste spugnette, non ringrazierò mai abbastanza la mia amica Giulia per avermele fatte scoprire, sono le spugnette di Emax Design, anche queste le trovate su Amazon, sembro affiliata ad Amazon, ma non è così, magari, e solo che io ci compro veramente tantissime cose perché il giorno dopo sono a casa, mi arrivano a casa, magari sono la sera sul divano e compro la qualunque su Amazon. E sono delle spugnette trucco, si chiamano Mecha Sponge Applicator, sono in latex free e ipoallergeniche. Questa è la confezione da 6, vi metto sempre il link perché ce ne sono vari. La confezione da 6 ha dentro 6 spugnette, 3 sono qui perché sono ancora nuove e 3 ce le ho qui, ve le faccio vedere perché sono quelle che ho già usato. Allora, partiamo da quella che mi piace meno, è questa qui rosa. Sono tutte asciutte, non sono assolutamente bagnate perché non le ho bagnate, si sono già asciugate, quindi non è inutile farvele vedere bagnate. Ok, scusate l'interruzione, mi hanno fatto saltare sotto il cavalletto Brigitte e Marco, abbiamo subito questo attacco. Però
Dicevo che questa non mi piace, ma non mi piace semplicemente perché non è la forma che uso io. Io sono abituata, io sono abituata a questa, che è praticamente il dupe perfetto della Real Techniques. L'unica differenza che ho notato io utilizzandola e conoscendo alla perfezione la spugnetta di Real Techniques è che queste sono più piene, cioè nel senso che quando la bagnate proprio si sente, restano più più piene, non so spiegarlo, è proprio una sensazione che ho, quindi non sono esattamente identiche ma svolgono lo stesso lavoro alla perfezione. Questa mi piace molto, anche se devo ammettere che mi sto trovando molto bene con la nera. Non so, io non amavo la Beauty Blender proprio per la forma, però devo dire che questa nera, io non so se esattamente, cioè se siano tra di loro diverse, però questa mi piace tantissimo e ve la consiglio, soprattutto perché costano 6-11 euro, quindi fate un attimo il calcolo, 2 euro qualcosa scarsi, vabbè, ci siamo capiti, quindi bene ragazze, vi mando un bacio, corro ad editarvi il video così ve lo carico subito, ciao ciao.